Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi parleremo di qualcosa di particolare. Il serpente che ingannò Eva aveva delle zampe? Nel capitolo 3 è riportato il famosissimo peccato di Adamo ed Eva e il conseguente giudizio di Dio per il loro comportamento. In quel caso accadde che il serpente, parlando con Eva, la sedusse facendole mangiare il frutto della conoscenza del bene e del male. Da questo capitolo si ricavano principalmente due informazioni molto interessanti che stimolano la nostra curiosità, ovvero il serpente riusciva a parlare e il serpente aveva le zampe. Nella Bibbia vi è anche un altro evento di un animale che parla con un uomo, e cioè un asino che parla con il profeta Balaam in Numeri 22. So che per alcuni sembrerà assurdo che un animale possa esprimersi come un uomo, ma dovete sapere che non è del tutto corretto, infatti i pappagalli possono farlo se addestrati, e io stesso ho sentito un cane dire mamma. Inoltre, se cercate su YouTube, potete trovare diversi video di diversi animali che dicono parole da I love you fino a ciao. Questo dovrebbe essere abbastanza per testimoniare che gli animali possono esprimersi in linguaggio umano. Dobbiamo quindi pensare che se guidati da entità spirituali superiori, questi animali possano esprimersi con un linguaggio più compiuto. E tu, che ne pensi? Dammi la tua opinione nei commenti. Oltre il parlato, però, un altro fatto interessante riguarda il fatto che il serpente avesse delle zampe e quindi poteva camminare. Questo ci viene detto in Genesi capitolo 3 al verso 14. Allora Dio il Signore disse al serpente: poiché hai fatto questo, sarai maledetto tra tutto il bestiame e tra tutte le bestie selvatiche. Camminerai sul tuo ventre e mangerai la polvere tutti i giorni della tua vita. Da questi versi della Genesi si comprende chiaramente che il serpente avesse delle zampe. Ma se volete immaginare come sia un serpente con le zampe, potete guardare l'immagine che vedete adesso sullo schermo. Questa è una lucengola. Appartiene alla famiglia delle lucertole, non dei serpenti, ma la sua costituzione ci dà ben chiara l'idea di come fosse un serpente con le zampe. Come potete vedere infatti dalle immagini, la lucengola somiglia in tutto e per tutto a un serpente con le zampe, e certamente vedendola possiamo anche capire perché il serpente antico si è definito anche come dragone. In effetti sembra in tutto e per tutto un mini drago. E tu, che cosa ne pensi a riguardo? Gli animali possono davvero parlare e essere influenzati da forze spirituali per esprimersi meglio nel loro linguaggio? Il serpente aveva delle zampe come la lucengola? Raccontaci la tua esperienza o facci sapere cosa ne pensi nei commenti. Se il video ti è piaciuto, ricordati di mettere un mi piace e iscriverti al nostro canale in modo da ricevere info sui nuovi video che faremo.